motherfucking town. Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi siamo qui con una nuova review di un modulo, il 4132, un modulo che mi è stato chiesto nei commenti e che molti utenti apprezzano perché è un modulo prettamente offensivo. Ma prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale e mettere mi piace al video per nuovi moduli e nuove SBC, nuove review, insomma, per tutto quello che riguarda il mondo di FIFA Ultimate Team. Ma partiamo subito. Questo modulo 4132, modulo prettamente offensivo. Perché? Perché non abbiamo i due centrocampisti davanti alla linea della difesa, quindi abbiamo un solo CDC e il centrocampista che è più avanzato è simile a un trequartista. Abbiamo due attaccanti e due esterni, quindi come potete vedere è un modulo che non serve per difendere. Come ho deciso di affrontare e provare questo modulo? Ho deciso di affrontarlo con due esterni molto 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 veloci. In questo caso ho messo Sané e Dembélé nei lati e in attacco ho provato Aubameyang e Zaha. Centrocampo con Kanté e CDC e il centrocampista centrale ho provato Paulinho. Io penso che questo modulo si possa utilizzare con due tattiche personalizzate, quindi questa volta non vi darò una tattica, ma ve ne darò due. La prima tattica ripiega ampiezza 3. Ampiezza 5, profondità 3. Questo perché? Perché comunque è un modulo molto offensivo e noi quando rischiamo di perdere palla non possiamo trovarci molto molto alti e quindi dobbiamo giocare molto in contropiede. Ampiezza 6 per l'equilibrata, giocatori in aria potete andare da 4 a 5. Io vi consiglio 4 perché si inseriscono già di loro e quindi non c'è problema. Angoli lascerei 1 barra 2, dipende da quanti saltatori avete, ma io direi 1 perché non possiamo avere molti contropiedi. Istruzioni ai giocatori. Allora, in questo caso diciamo inserisci tre spalle alle due punte, il trequartista. Allora, qua noi possiamo anche dirgli resta dietro in attacco, resta al limite, copertura al centro. Però comunque rimarrà sempre in una posizione più avanzata, però io vi consiglio di lasciarlo così. Ai due esterni, qua io direi gioca largo, inserisci tre spalle, gioca largo, inserisci tre spalle. Il nostro CDC, quindi uno molto molto forte a difendere, non potete mettere Sissoko, dovete mettere uno per forza che abbia work rate di difesa molto alto. Intercetta le linee, resta dietro, copertura al centro. Sovrapponiti, resta dietro ai terzini. Questo è un modo di affrontare il 4-1-3-2. Invece io ho provato anche un altro modulo, ovvero pressing sul primo controllo. Perché dico pressing sul primo controllo? Molto semplicemente. Allora, ho notato che durante la partita era meglio recuperare subito palla e andare veloci in contropiede che aspettare di partire. Quando si usa pressing sul primo controllo bisogna essere molto molto bravi a difendere, molto forti. Quindi è un rischio, però se usato bene può dare soddisfazioni. Io l'ho utilizzato con pressing sul primo controllo 5-4, manovra d'attacco equilibrata 5-4, angoli 2-2. Istruzione di giocatore, qua invece cambia un pochino perché ho messo inserisci tre spalle, rimani avanti alle due punte. È un rischio, però voglio recuperare palla e andare subito lì. Agli esterni, se c'è uno tipo Sané che è molto veloce, tipo 94-5 più di velocità, gioca largo e si gira le spalle, all'altro se è un po' più tecnico, tipo un Willian, UCL Live, gli dico taglia dentro e si gira le spalle. Là è il trequartista, gli dico attacco equilibrato, resta al limite. E invece tutto il resto ragazzi rimane invariato. Il trequartista col pressing sul primo controllo, però deve essere uno che sappia fare un po' tutto, un Firmino Alwin, un Dele Alli, quindi ci può anche stare un Nainggolan, ci può stare che non gli dica di restare dietro, però questa è una manovra prettamente offensiva. Io consiglio comunque il primo, ripiega più equilibrata. I giocatori come sempre il CDC deve essere ragazzi
over di difesa, quindi uno molto bravo con Vorkez alto-medio, quindi un Kanté, un Allan. Il trequartista deve saper per forza, il centrocampista che abbiamo qua sopra deve per forza, questo signore qua deve per forza essere molto forte nei passaggi, quindi un De Bruyne, un Pogba, un Griezmann, Messi, quello che volete, però deve essere molto forte nei passaggi. E i difensori centrali devono essere molto veloci perché comunque devono fare un po' di staffetta perché è un modulo che si presta ad offendere più che a difendere, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Beh ragazzi, il video finisce qua, vi invito sempre a lasciare mi piace, iscrivervi al canale, noi ci vediamo presto per altri video, ciao a tutti ragazzi, belli!